Ciao bambini! In questo video parleremo del ritmo, dei valori musicali e impareremo la durata delle note. Siete pronti? Bene, allora riprendiamo il nostro pentagramma e la nostra chiave di violino, che abbiamo già scoperto nello scorso video. Vi ricordate? Ecco ora i valori ritmici che andremo a conoscere. L'intero, la metà, il quarto e l'ottavo. Per capire bene la durata di queste note, dobbiamo per prima cosa sapere cos'è il ritmo, ovvero la successione di accenti forti e deboli. Prendiamo ora questa pulsazione di 4 battiti. Ci aiuterà a scoprire il tempo e a dare un valore ritmico alle nostre note. Sentite un po'. A questo punto introduciamo una ad una le nostre note e la loro durata. Partiamo subito con l'intero. È un cerchio senza stanghette. Dura 4 battiti e suona così. Ma è lunghissimo! Se a questa nota aggiungiamo una stanghetta, avremo la metà, detta anche 2/4. È la metà dell'intero. Dura solo 2 battiti e sentite come suona? È più corta! Ora è il turno del quarto. È un pallino nero con una stanghetta. Dura solo un battito e suona così. Sempre più corto! E se al quarto aggiungo una bandierina, avremo l'ottavo. È la metà del quarto. È il più corto dei 4 suoni visti finora. Infatti dura solo mezzo battito e suona così. Ma è cortissimo! Ehi, arriva un altro ottavo. Eh sì, 2 ottavi vicini li possiamo anche unire e scrivere in questo modo. Ora, per capire meglio la durata di queste note, associamo un animaletto ad ogni valore e facciamo percorrere ad ognuno di loro uno spazio di 4 battiti, rappresentato da una linea rossa. La durata dell'intero sarà il passo di una lumaca. Che lenta! La durata della metà sarà rappresentata dal passo di un bruco. Due passi! Il quarto sarà il salto di una rana. Via! Quattro saltelli! E invece la formica avrà il passo di un ottavo. Otto passi! A questo punto possiamo notare, guardando quanti passi devono fare i nostri animali sulla linea rossa, che ci serviranno un passo della lumaca per arrivare a 4/4, 2 passi del bruco, 4 salti della rana e 8 della formica. Ora, con una bella canzone, vi aiuterò a ricordare questi 4 valori musicali. Andiamo! Un intero è 4/4, 8 ottavi, 2 metà. Suona il ritmo con le note, ti divertirai. Un intero è 4/4, 8 ottavi, 2 metà. Batti il tempo insieme a me e magia sarà. Senti il ritmo dentro te, dal tuo cuore nascerà. Batti il tempo insieme a me, ti divertirai. Un intero, 2 metà, 4/4, 8 ottavi. Un intero è 4/4, 8 ottavi, 2 metà. Suona il ritmo con le note, ti divertirai. 4/4, 8 ottavi, 2 metà. Batti il tempo insieme a me e magia sarà. Senti il ritmo dentro te, dal tuo cuore nascerà. Batti il tempo insieme a me, canta bimbi urrà.
ancora riassunta la mappa dei nostri valori musicali visti finora, da cui possiamo capire che un quarto è formato da due ottavi. La metà è formata da due quarti, mentre l'intero è formato da due metà. Infatti, uno spazio di quattro quarti sarà occupato da un intero, da due metà, da quattro quarti e da otto ottavi. Sentiamo come suonano. Perfetto, ricordiamoci che gli ottavi si possono anche scrivere così. Per finire, proviamo a leggere insieme alcuni esempi di ritmo. L'intero lo chiameremo con la sillaba ta tenuta lunga per quattro quarti. Pronti? Via! Ta ta. Molto bene! Ora proviamo a leggere due note da due metà. Ricordatevi che durano due quarti l'una. Pronti? Via! Ta 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 ta. Bravissimi! Andiamo avanti con i quattro quarti. Pronti? Via! Ta ta. E per finire, leggiamo questa sequenza di ottavi, usando però una sillaba T, che è un po' più corta. Pronti? Via! Ti 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 ti. Molto bene! Per concludere, proviamo a utilizzare tutti i nostri valori e vedrete che andremo a formare ritmi diversi. Pronti? Via! Ta! Ta, 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 ti, ti, ta, 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 ti, ti, ta. Ciao bambini, al prossimo video e bimbi urrà!